Parte 3 dei video dei terminati. Ve l'avevo detto che sarebbe venuto bello lungo, ma così vi tengo compagnia. Ogni 2 giorni ve ne metto uno, così il canale è sempre coperto. Fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video. Andiamo alle cose un po' più succosine, anche se ho ancora 2 ciascuna da farvi vedere. Avevo preso questo solamente perché era in sconto, della Biosen, è un docciaschiuma purificante. Agli oligo minerali termali giapponesi con alga spirulina. L'odore è buono, fa proprio odore da tipo spa, effettivamente. Un doccia schiuma come un altro. Questo è leggermente meno delicato, come base lavante, però non è male, dai. Poi mi è piaciuto invece, non mi dispiace, questa linea qui della COP, che si chiama Kiringuito, doccia smoothie rinfrescante, ananas, albicocca e passion fruit. Molto colorato, carino, soprattutto per l'estate. Il profumo è molto buono, mi è piaciuto. E anche Angelica. Il problema è che fa la doccia da sola, si lava i capelli da sola, balsamo da sola, tutto quanto. Usa un quintale di prodotti. Io gliele dico, adesso ultimamente glielo raziono un po' sulla spugna perché l'altro giorno avevo uno shampoo di questa misura, dopo 3 lavaggi era quasi finito. Io non so cosa faccio sotto la doccia, però io gli insegno, ma vedo che le quantità vanno via come il pane. Poi, allora, questa ogni tanto spunta e non posso riconfermarla. Acqua di Repole è un'acqua sulfurea termale. Io lo uso come spray lenitivo rinfrescante. Va bene anche per le pelli sensibili, irritate e delicate, è della Fremond e devo dire che è un prodotto che ti salva la vita quando sei irritato. Quando hai voglia di metterti qualcosa sul viso, sei arrossato, sei irritato, senti la pelle che tira, è secca e non vuoi l'impegno di una crema, di un balm, di un prodotto cremoso da spalmare o qualcosa di pratico da spruzzare, questa ti salva la vita. La utilizzavo da quando bambina era, l'Angelica era una bambina, era piccola, me l'ha fatta conoscere la mia amica Rossella, Logico Bio, canale YouTube Logico Bio e Veramore su Instagram, andate a seguirla, dà sempre degli spunti molto interessanti e ve l'ha consigliato e mi è piaciuto, continuo sempre a ricomprarlo. Per quanto riguarda invece lo struccaggio, ho terminato. Aspettate, questo ve ne parlo la prossima volta perché è un prodotto skincare che ho preso First Impression, ma voglio ritestarlo bene perché non è possibile che abbiano fatto un prodotto così schifoso. Non parlo di Oltresole, naturalmente, ma io un prodotto così mi lascia perplesso da un brand così importante. Comunque. Vabbè, poi ve ne parlerò. Di che vi parlo? Arrivo, vi parlo di make-up. Sì, dai, vi parlo di make-up. Dove ho messo? Ah, l'ho messo qua. Allora, per quanto riguarda il make-up, ho terminato il Maybelline. Questo qui è l'Instant Anti-Age della Maybelline. Io uso la colorazione Sand, se mi ricordo bene. Allora, è il miglior correttore che io abbia usato in vita mia, devo dirlo. Al momento non è pervenuto, per cui, non ho ricomprato perché non riesco più a trovarlo. Ne avevo comprati su Amazon 2, ma li ho finiti alla velocità della luce. Adesso ho voluto provarlo per farvi vedere anche le stesse cose sul profilo. Uno di Deborah che mi sta piacendo, ma non al 100%. Poi vi spiegherò il perché. Faremo magari un video tutto dedicato ai terminati, magari make-up. Vi spiegherò il perché quando l'avrò terminato. Nel frattempo, questo è un contorno occhi che, pur non coprendo le occhiaie al 100%, vedete, io adesso ho messo quello di Deborah, quindi le occhiaie si vedono veramente poco. Devo dire che questo qui di Maybelline non va nelle pieghe, anche se ha una texture leggera, fresca, giovane, non appesantisce, cioè è perfetto. Se fosse un pelino, anche solo un pelino più coprente, sarebbe perfetto. Ne ho provati di high-end, cioè di marchi un po' più prestigiosi e costosi, tipo quello di Huda Beauty che costa 3 volte questo. Se questo lo comprate in sconto, quello là costa anche 5-6 volte di più. Però
Ma li ho buttati, ne ho comprati due, ma poi li ho buttati, inutilizzabili, un pastone, sembrava una vecchia di 90 anni. Non... No, questo provatelo, lo dovete provare, è perfetto sia per le occhiaie che per il viso, utilizzato proprio come correttore anche il viso. Altro prodotto, make-up che ho terminato, è il mio mascara assolutamente preferito di Rimmel. Glam's Eye Day to Night, praticamente giorno date, svitate la prima parte che vi dà lunghezza e night, svitate la seconda parte insieme alla prima che vi dà volume. Questo è perfetto, l'ho terminato perché era praticamente mezzo secco, ormai fa anche cattivo odore, era lì da un po'. L'ho usato tutti i giorni e devo dire che dura molto. Sicuramente il mascara che ho utilizzato, che mi è piaciuto, non come questo, ma che ha avuto una durata spettacolare, è quello di Estée Lauder. Tra tutti quelli che ho provato, Estée Lauder è quello che l'ho potuto utilizzare proprio fino alla fine, cioè un anno quasi mi è durato. È spettacolare la durata di questi prodotti, costano tanto, però durano anche tanto. Io però sul mascara preferisco un prodotto da cambiare spesso, anche perché per quanto voi vi trucchiate, cioè diciamo, lo utilizzate su ciglia pulite, il mascara ha sempre un po' di polvere, anche che qual che sia, un po' di fondotinta, di primer, di creme. Nel momento in cui sbattete gli occhi, o comunque si trasferisce sulle ciglia, no? E quando date il mascara, passa nello scovolino e torna qua dentro la sostanza esterna. Quindi io preferisco cambiarlo spesso, però devo dire che questo mi ha dato le sue cioè fa quel che promette, mi ha dato delle soddisfazioni. Ecco, lo ricomprerò. Adesso sto usando l'altro di Rimmel, quello che non ha il doppio scovolino. Mi è caduto il doppio scovolino, ma devo dire che è ottimo anche quello. Poi come prodotto, ecco, un altro prodotto che mi è piaciuto, di MAC ne ho altri due, poi dovrei aver finito, sì. No, ecco, proprio rimaniamo discorso mascara. Rimmel, allora, a me tutti i mascara di Rimmel piacciono, tranne lui. Questo non mi è piaciuto assolutamente. Si chiama Thrilling Shaker, non so come si legge, Extreme Black. Allora, nero e nero, ha uno scovolino che non mi è piaciuto, è fatto così. Non ce l'ho da mostrarvi perché l'ho regalato con mia mamma che si copre i capelli bianchi. Gli ho detto, usa questo, o se lo vuoi usare come mascara è nuovo. Usato pochissimo, non... Allora, tanto si è seccato la velocità della luce. Non era secco, ma non era neanche abbastanza morbido per darlo in modo agevole. L'effetto non era male, però questo è uno di quei prodotti, il mascara in generale, è uno di quei prodotti che più lo lasci aperto, più dà il meglio di sé, no? Più entra aria, più la formula un po' si addensa e più, diciamo, la trasferisce di più sull'occhio, più l'occhio diventa bello. In realtà questo più lo lasciavi aperto più si seccava, quindi era già secco di suo. Non ho ben capito, nonostante era secco, ma si faceva fatica a trasferire, ma allo stesso tempo era bagnato, era proprio la formula che non mi piaceva. Poi lo scovolino fatto così, che dovrebbe essere il top per quanto riguarda prendere dentro tutte le ciglia, io mi sporcavo tantissimo, era troppo grande per il mio occhio. Non mi è piaciuto, nonostante i prodotti di Rimmel mi piacciono un po' tutti. Un prodotto invece che mi è piaciuto molto molto molto, che vedete non è terminato del tutto ma non riesco più a tirarlo fuori dalla confezione, l'avevo messo a testa in giù ma poi non lo riesci a riprendere, è questo qui della Revolution, Makeup Revolution London, nella colorazione, non ci vedo, aspetta, Soft Pink, è un gloss alle ceramidi. Praticamente, vediamo se c'è scritto qualcosa. Ceramide Lip Swirl. Praticamente ha uno scovolino bellissimo. Guardate com'è bello pancione, ciccione. Vedete la formula adesso è diventata tutta brutta e fa anche un cattivo odore. Praticamente, quando lo comprate, è bianco con tutte le striature colorate come se fosse. È stato messo dentro del burro cacao mescolato con un gloss, per dire. Dopo voi ogni volta che mettete dentro e fuori questo si mescola un po', lo
Lo date sulle labbra, lo percepite, cremosissimo, molto pastoso, però si assorbe, cioè si assorbe. Una volta che si fissa un pochino, se fate così, è comunque morbido e non appiccica, però lo percepite molto spesso come formula. Idrata le labbra, fa una pelle veramente, cioè una pelle delle labbra veramente stupenda, una bellissima bocca bella ripolpata. Provatelo, è sempre esaudito questo colore. Non so gli altri colori come siano. Revolution, ve lo ripeto, è scritto Ceramide Lip SWIRL. Costa pochissimo e è super efficace. Come make-up, ci vediamo nel prossimo video, che non mi sono rimasti tanti prodotti, li mettiamo tutti nel prossimo, alla parte 4.